Ragazzi, welcome back. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web, e sì, è arrivato il momento di proseguire. Il prologo è finito, ma l'inizio dell'avventura sarà ancora molto prolisso. Ascoltate. Questo suono sarà sempre l'inizio dei nostri episodi. Diventerà memorabile perché, vedete, è vero, il menu di Final Fantasy VII è silenzioso, a differenza della sua storia. Tuttavia, guardate. Voglio mostrarvi questa cosa e chiarire un punto importantissimo dell'avventura e soprattutto della nostra serie, dello spirito dell'Esperto 4. Il minutaggio non sarà un valore da tenere in considerazione per la durata della partita o di quello che è il vero playtime che affronterò durante il percorso, d'accordo? Purtroppo il port è particolarmente instabile, un po' mediocre in certe cose, e soprattutto potrebbero esserci accelerazioni, quindi non preoccupatevi di quello che accade nel time, il resto sarà ovviamente uno a uno, perfettamente realistico e coerente. Pronti? Andiamo! Ah, sì. Bentornati a Gaia. Questo è il luogo che non avevate visto nello scorso episodio, perché a volte, come avviene da sempre per i cartoni animati, una singola area è, diciamo, ristretta in un'inquadratura più zoomata per dare l'idea di movimento. Un pan della telecamera dà quest'idea di profondità, per quanto chiaramente non sia reale 3D questo. Ciò non toglie però che dia ovviamente un'illusione anche di grande ampiezza. Ah, ehi, ma... Ops! Cosa diamine fai? Fila via, cavolo! Ah, sei venuto a vedere anche tu? C'è stato un bombardamento in cima. Se questo pilone dovesse crollare, tutti gli abitanti dei bassi fondi. Ma non c'è motivo di preoccuparsene per ora. Guarda, è enorme, vero? Questa è una perlina opzionale. È possibile vedere il pilone che sorregge il famoso piatto, quello di cui ci ha parlato Barrett. A scoprire sempre più informazioni sulla città è evidente che sia una semidistopia quella di Midgar. Eppure è bellissimo. Da vedere da fuori, purtroppo. Ehi, questo posto è strano, ma meraviglioso. È il mio posticino. Ma puoi venire quando vuoi. Ci vediamo, fratello. E scappa. Non possiamo entrare. Ma possiamo tornare invece dove avevamo lasciato in sospeso la storia l'ultima volta. Un luogo che sarà praticamente il nido di una nuova famiglia e l'inizio di un'avventura. Allora, cosa fa questo bambino? Cosa urla? Cosa urla? Esplosioni, esplosioni! Oh, diamine, avalanche è proprio grande! Ok, eccitatissimo per il botto del reattore, evidentemente. Hai sentito? No, cosa? Ci sono stati aggiornamenti. Dicono che ci sia stato un attentato terroristico. Questa volta hanno preso di mira un reattore, Mako. Sai cosa significa questo? Vedi, io mi tengo aggiornata su queste cose. Se vuoi il mio parere, tagliando l'energia a Midgar, tutti gli apparati di computer saranno fuori uso. A livello finanziario deve essere stato un danno da miliardi di gil. E non è tutto. Molte persone hanno anche perso la vita. Se almeno l'esplosione fosse stata a notte fonda, sarebbe stato meglio. Almeno la gente sarebbe morta nel sonno. Questa esplosione ha ridotto Midgar all'osso. Diciamo che questa è una linea narrativa che non verrà approfondita tantissimo in Final Fantasy VII, però all'inizio è resa piuttosto reale e pesante. Sì, abbiamo fatto un danno veramente grave all'interno della società che comunque cerchiamo di proteggere, visto che il loro obiettivo è il pianeta, e quindi salvando il pianeta si salva la vita su di esso, ma allo stesso tempo. Oh, cavolo, sono cotto! Adoro i loro cocktail fatti in casa, ma se esageri ti distruggono. Ok. Che cazzo succede stasera? Mi pareva strano quel lungo blackout. Hanno detto che un reattore Mako è stato distrutto. Ero qui, tranquillo, a bere, guardando il telegiornale. Poi, di colpo, sono stato cacciato dal dannato bar. Che cavolo, ho dei diritti! Sì, ma la situazione era piuttosto pericolosa. Barrett, ok, vai avanti. Guardate.
che me... Ah, dai! Stavo guardando. Eccoci. Papà! Ecco, questa è un... Ecco, ora. Ecco, ragazzi. 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 L'avete vista questa dolcezza? L'avete percepita come tale? Avete capito la totale empatia di come questi pochi poligoni e queste animazioni semplicissime hanno trasmesso comunque tanto... Tanto? Cioè, pensava che fossimo suo padre. Siamo entrati noi. E si è messa a piangere, spaventata tra l'altro. È una cosa dolcissima. Marlene, non dici niente a Savaku? Oh, guardate. Bentornato, Cloud. Sembra che tutto sia filato liscio. Hai litigato con Barrett? Beh, non questa volta. Sei cresciuto. Quando eri piccolo finivi sempre per litigare con tutti per nulla. Tifa è il nome di questa splendida ragazza e, tra l'altro, amica d'infanzia. Questo è un particolare che scopriremo molto presto. E anche lei la renderemo interna al nostro contenuto. Non alla narrativa, lei sarà sempre Tifa. Ma per lo schermo sarà Mira. Fiori? Che carino! Non se ne vedono spesso qui nei bassifondi. Ma... è un fiore per me? Oh, Cloud, non dovevi. Ecco, esattamente. Avete già intuito che questo è uno di quei dialoghi che può influenzare il futuro. Una certa scena extra che vi ho anticipato nel primo episodio. In questo caso, purtroppo, non cercheremo di far felice o comunque creare affezione, diciamo, oltre il normale, nei confronti di Tifa. Daremo il fiore alla piccola Marlene. Oh, che dolcezza. Quindi, Biggs, Wedge, Jesse. Ehi, Wedge, sei troppo agitato, smettila di fare casino. Biggs invece sembra tranquillo, che succede? Ah, non c'è nulla di più bello di un drink dopo il lavoro. Perché non ne prendi uno anche tu? Dai, perché no? Oh, ora va meglio. Anche se eri con Soldier, sei pur sempre un novellino qui. Quindi farai bene ad ascoltare quel che dico. Oh, non dirlo a Barrett. E Wedge, invece? Sei stressato? Che succede? Oh, Cloud! Tifa cucina divinamente. Comunque devo raccontarti una cosa. Per il bene dello spirito dell'esperto, che cosa? Tifa mi fa sempre assaggiare quel che prepara. Guarda che fine ho fatto, sono una palla. Non so se dovrei essere felice oppure deprimermi. In ogni caso sono il buon cibo e le bevande che rendono famoso questo posto. Poverino, e cosa succede se invece lo trattiamo male? Oh, beh, allora fa nulla. Insomma. Guardate questo locale. Un bar, ma in qualche modo anche una sorta di casa. Scusa, Cloud, Marlene è un poco timida. D'accordo, e allora andiamo via. Barrett dov'è? Oh! Eccolo dov'è! Ah, è suo padre! Papà, bentornato! Piccola. Oh, ecco qua. Eh? Dove l'hai preso quel fiore? Me lo ha dato Cloud. Oh. L'hai ringraziato? Ah. Grazie, Cloud. Me ne prenderò cura. Tutto a posto, Barrett. Va tutto alla grande! Entrate, asini! Iniziamo subito il meeting! Oh oh oh! Il flipper, signori. Un passaggio segreto, un meccanismo nascosto. Trovo splendido che ci sia un flipper, comunque. Secondo voi, quanto cambierà l'estetica di un ambiente, anche appunto volutamente retro, nel mondo delle opere, di qualunque tipo di narrativa, no? Musica, libri, cinema, videogiochi. Come cambieranno? Perché se c'è una cosa che si potrebbe dire possa identificare un film in base al periodo in cui è stato girato, indipendentemente da quando la storia è ambientata, sono per esempio alcuni costumi, il modo in cui
I capelli degli attori vengono pettinati, per quanto cerchino di in qualche modo richiamare certe epoche. La cultura del presente influenza sempre le opere che crea in quel momento. Non è il momento di pensarci, ma guardate, siediti. Che ne dici? Di bere qualcosa? Non mi va ora. Oh, so fare i drink molto bene, sai? Tutti dicono che siano i migliori. Cloud, ti senti bene? Certo, perché? Nulla, sembri solo stanco, ecco. Diciamo che se volessimo fare la perfect run di quel tipo di evento nascosto, non dovremmo neanche parlare a Tifa, proprio inimicarcela quasi, no? Non serve, ovviamente, non è necessario essere così estremi. Quindi mi faceva piacere mostrarvi il dialogo e allo stesso tempo farvi sapere che conta. Conta all'interno di quel meccanismo. E qui, cosa sarà questo rumore? Lo scopriamo presto, ma prima... Jesse, ops. Diciamo che ops, anche in lingua originale, inteso come la traduzione inglese, è un po' come un oh, no? Una sorta di colto alla sprovvista. Ehi, guarda le notizie. È un disastro. Credi che sia tutta colpa della mia bomba? Ho solamente seguito quel che il computer mi diceva di fare. Oh, no, devo aver fatto qualche errore di calcolo. Ehi, quella è stata la mia prima bomba. Mi rende orgogliosa. E cosa dicono in televisione? Questo è molto importante, ragazzi. Presidente della Shinra, quindi. Oggi il reattore Mako numero 1 è stato fatto esplodere. Il gruppo terroristico Avalanche ne ha reclamato il merito. Ci aspettiamo che Avalanche continui il suo regno di terrore. Cittadini di Midgar, non avete nulla da temere. La divisione Soldier è stata mobilitata per proteggervi da ogni pericolo. Godetevi la serata senza preoccupazioni. È chiaramente propaganda, ma quanto possiamo sapere che la Shinra sia talmente malvagia come Avalanche vuol far credere? No? All'interno di Final Fantasy VII qui il dubbio effettivamente può venire. La prossima missione consisterà nel far saltare il reattore Mako nel settore 5. Cloud, sei un grande, ma non sei mai nervoso? O sei più il tipo che rinnega le emozioni? Nah, non può essere. Ah, bene, è tutto ok, no, non preoccuparti di me. Non lo do a vedere, ma sono un gran codardo. E lì Barrett si sta sfogando. Si sta sfogando, vedete? Ora, inneschiamo il dialogo. Ehi, Cloud, voglio chiederti una cosa. C'era qualcuno di Soldier contro di noi oggi? No, nessuno. Ci è andata bene. Ne sembri certo? Sì, se ci fosse stato qualcuno di Soldier, non saresti qui ora. Non pensare che io sia debole soltanto perché sei un ex-Soldier. Guardate, guardate Biggs. Fermo, fermo! Ecco, ecco. Non abbiamo ancora vissuto Final Fantasy VI, ma ricordatevi queste parole per quando arriverà lo spirito dell'esperto 5, d'accordo? In Final Fantasy VI, nel 2D, hanno utilizzato metodi originali ed estremamente potenti per narrare scene d'azione, anche comiche, per dare emozione agli sprite. Qui, nel 3D, hanno avuto quest'idea, perché è tutto super deformed ed è isometrico, quindi hanno avuto questi guizzi creativi che sono eccezionali, sono eccezionali. È vero, sei forte. Probabilmente tutti quelli di Soldier lo sono. Ma non dimenticare che il tuo culo rachitico sta lavorando per Avalanche ora. E non farti strane idee sul tornare alla Shinra. Tornare alla Shinra? Mi hai fatto una domanda ed io ti ho risposto. Tutto qui. Sto andando di sopra. Voglio parlare della mia parte. Ecco, queste sono tutte cose che secondo me da piccini si perdono. È bellissimo rivederle da adulti. Questo è un confronto abbastanza teso. Ormai Cloud ha visto che Barrett è un buon uomo. Hanno comunque fatto un attacco terroristico che ha ucciso tante persone, che ha portato una disgrazia a parte del settore coinvolto nel disastro. E quindi, comunque, la tensione c'è. Barrett, comunque, si è un po' affezionato ed è, diciamo, un po' paterno con il suo gruppo. Ma allo stesso tempo, non è che si fidi al 100%. E infatti, sciocchezze, soldi.
Aspetta, Cloud! Tifa, lascialo andare. Sembra che la Shinra gli manchi. Sta zitto. Non mi importa della Shinra né tantomeno di Soldier. State a vedere, ma non fraintendetemi. Non mi importa nemmeno di Avalanche o del pianeta. Guardatelo. Esatto, esatto, esatto. Capite? Ora capite anche il tipo di, sicuramente, fumettosità dell'esagerazione? Ma è il modo perfetto per evidenziare quello che accade all'interno di una scena, di un palcoscenico così limitato. Immaginateli davvero questi ragazzi, questi creativi, dinanzi alle loro postazioni di lavoro, a creare, piano piano, tutto questo. Un'idea, un'intuizione, una piccola scintilla che ti faccia pensare, ok, l'animazione la posso fare così. Era qualcosa di molto simile. Tifa ci chiede di ragguagliare tutti per conto suo e, allo stesso tempo, Jessie è disperata. Si è messa quasi a piangere, potremmo dire, a causa della nostra aggressività nei confronti di Barrett e del loro gruppo, il nostro menefreghismo, no? Perché lei si potrebbe comunque dire che ha una cottarella, forse. Ed è molto presa da Avalanche. Ma ascolta, Cloud, lo so che non è nel tuo stile, però ti prego, entra nel nostro gruppo. No, scusa, Tifa. Il pianeta sta morendo. Sarà lento ed inesorabile, lo sai. Qualcuno deve fare qualcosa. Allora lascia che Barrett e i suoi compari facciano quel qualcosa. Non ha nulla a che vedere con me. Allora? Te ne stai andando davvero? Vuoi davvero andartene come se nulla fosse ignorando la tua amica d'infanzia? Cosa? In questo caso, per quel progetto. Scusa. Hai anche dimenticato la nostra promessa. Promessa? Quindi hai davvero dimenticato? Ricordi, Cloud? 7 anni fa. Quel pozzo, ricordi? Sì, quel momento. Pensavo non saresti mai venuta ed iniziavo ad avere freddo. Guardateli, da piccole. Scusa, sono in ritardo. Hai detto che volevi parlarmi di qualcosa, giusto? Questa primavera me ne andrò a Midgar. Tutti i ragazzi stanno lasciando la città. Ma io sono diverso da loro. Non cercherò un semplice lavoro. Io voglio entrare in Soldier. Sarò il migliore tra loro, proprio come Sephiroth. Sephiroth? Il grande Sephiroth? Non è complicato entrare in Soldier. Probabilmente non potrò ritornare qui in città per un po'. Se ci riuscissi, starai sui giornali? Ci proverò. Ehi, facciamoci una promessa. Nel caso diventassi molto famoso ed io fossi in pericolo, verrai a salvarmi, d'accordo? Cosa? Se mai fossi in pericolo, il mio eroe verrà a salvarmi. Vorrei che accadesse almeno una volta. Cosa? Dai, promettimelo! Va bene, lo prometto.
Oh. Ricordi ora, vero? Ricordi la promessa? Non sono un eroe e non sono famoso, quindi non posso mantenerla. Ma hai realizzato il tuo sogno, dico bene. Sei entrato in Soldier. Quindi avanti, devi mantenere quella promessa. Aspetta un momento, grande Soldier. Una promessa è una promessa. Ecco. Yeah! Questa è la mia paga. Non farmi ridere. Eh? Quindi tu... Avete la prossima missione pianificata? Starò dai vostri per 3.000. Cosa? Va bene, è tutto ok. Abbiamo davvero bisogno di aiuto, no? Ma quei soldi erano per gli studi di Marlene. 2.000! Grazie, Cloud. Che patatone, Barrett. E ci siamo riposati. Ah, giustamente, neanche su un letto. Cloud sarà abituato a vivere momenti abbastanza difficili, quindi nulla di che, ma vi fa capire più o meno la situazione di tutti. Eccoci qua. Giorno nuovo. Guardatela. Che dolce. È bellissima. Comunque. Buongiorno, Cloud. Hai dormito bene? Sapete benissimo cosa devo dire. Il rossare di Barrett non ha aiutato. Parla piano, ti sentirà. Barrett è sempre nervoso prima di una missione. Questa volta verrò anch'io. Niente male. Il nostro obiettivo è il reattore del settore 5. Per prima cosa ci dirigeremo alla stazione. Avrai ulteriori dettagli sul treno. Ehi, Cloud. Prima della prossima missione ho qualche domanda da farti. Io... non so bene come usare la materia. Ti darò la materia che abbiamo trovato, ok? Basta che mi insegni come usarla. Oh, ok, te lo spiegherò. Vale la pena fare questo tutorial perché qualunque cosa io dovessi dire comunque sarebbe una ripetizione, quindi perché no? E anche mostrarvi il contenuto originale. Ok, ecco come utilizzare la materia, ed è anche carino il fatto che sia Cloud a spiegare a Barrett, no? È una simpatica maniera di farvi capire la sua competenza. Sai già le funzioni basilari. Andiamo direttamente alle cose importanti, ok? Non leggiamo le inutilità. Cioè, finché si parla dell'input di comando non serve. D'accordo. Ok, è stato aggiunto il menu materia. Selezioniamo chi vuole che utilizzi questi oggetti speciali e... Esatto. La Buster Sword ha dei supporti. Bisogna scegliere in quale di questi porre la materia. È indifferente se si mette a sinistra o a destra. Però, effettivamente, quelle due materie hanno una connessione, ok? È evidente, hanno una sorta di tunnel che fa sì che un effetto vada a ricadere sulla successiva. Se vuoi sapere le sue caratteristiche, posiziona il cursore su Control. E premi il tasto OK. È come usare i comandi in battaglia. Si può controllare quindi il suo effetto, quello che attiva, quello che vi permette di utilizzare nello scontro. È letteralmente l'aggiunta di un'abilità attiva. Troverai la nuova magia, Cure, energia. È tutto qua, almeno nell'uso della materia. Visto? Non è difficile. Ma è ovvio che c'è molto di più a riguardo. Diciamo pure che abbiamo avuto una piccolissima base. Quando aggiungi la materia, cambia il tuo status. Alcuni elementi si rafforzeranno, altri si indeboliranno. Di solito, aggiungendo materie magiche, aumenta la forza magica, diminuisce quella fisica.
La materia è un'arma a doppio taglio. A sinistra dello schermo si notano gli effetti della materia. Non abusare della materia magica. Prova varie combinazioni. Questo ce lo dice perché chiaramente se un giocatore infila tutte le materie a incantesimo su un personaggio guerriero, la cosa potrebbe finire male tra punti persi alle caratteristiche, percentuali in meno come malus. Tra l'altro, il comando check, avrete visto, non è così importante. Non lo useremo praticamente mai, salvo qualche forse eccezione, perché è tutto comunque visibilissimo a schermo. È un gran bel design. Anche se in realtà poi in generale la guida sembra essere stata molto più gentile di quanto non sia Clatt. Oh, ma non pensavo che fosse così! Al diavolo, non ci capisco nulla! Ti occuperai tu della materia, Cloud! Perfetto. Ho ricevuto un messaggio dal negozio di armi. Il proprietario ti cercava, non dimenticartene. Marlene, controlla il bar mentre non ci sono. Va bene! In bocca al lupo. Ah, allora, noi abbiamo la piccola che lavora, state attenti! E ora possiamo uscire. Qui abbiamo diverse abitazioni e subito viene voglia di pensare, ok, perfect run. Cosa dobbiamo fare? Allora, per prima cosa, questo è il negozio di oggetti. Ah, un'altra giornata piatta. Se continua così, questo negozio sarà nei guai. Non posso vendere delle medicine decenti in questo posto. Oh, ma guarda un po'! Non è una cosa da tutti i giorni, sei un cliente? Sì, benvenuto! Vendiamo, compriamo! Allora, cominciamo subito con i piccoli tecnicismi, che ne dite? Ci mettiamoci comodi. Venderemo l'etere. Recupera 100 MP, è estremamente utile, ma allo stesso tempo incredibilmente costoso. Possiamo venderlo a 750 gil, ed è tantissimo rispetto al resto, ragazzi. Cioè, è veramente tanto, 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 tanto. Quindi, grazie. E poi lui vende sia oggetti che possono essere particolarmente utili, come appunto la coda di Fenice, perché diciamo che nelle fasi iniziali, se si smanetta poco o troppo, si rischia di perdere un membro del gruppo durante un combattimento, ma non ci servono. Per il resto, vende anche delle materie. Sarà possibile acquistare le materie, e in questo caso non ci servono, e anzi sarebbero persino superflui se non dannosi al nostro sviluppo, dei doppioni. Prenderemo invece Fire, che ci manca. Allora, lui sarà contento, ma torneremo presto qui, perché ora, entrando qua dentro, questo è il negozio di armi, e come potete notare, se ne dimenticherà. Oh, tu! Vai dal mio amico al piano di sopra e lui ti insegnerà tutto. Abbiamo gente che si diverte a una sorta di poligono raffazzonato, vi ricordatevi che qui siamo comunque in un'area abbastanza libera, no? Piuttosto neutrale. Ehi, ti sei rammollito, vecchiaccio! Sei stanco? Perché non ti riposi al terzo piano di casa mia? Come scusa? Ad una sola condizione però, devi pagarmi. Scordatelo. Piccolo! Bello, educato. Guardatelo. Tu invece? Ehi, fermo dove sei! Mica puoi andartene da qui senza comprare nulla! Potrebbe essere spiacevole, se capisci cosa intendo. Guardate che belli che sono i fondali, guardate quanti dettagli hanno questi fondali. Era la prima volta che Squaresoft affrontava un lavoro di questo tipo, ovviamente. Qui, effettivamente, signori, abbiamo qualcosa da acquistare. Tra l'altro, un oggetto, l'Iron Bangle, che esiste soltanto qui in tutto il gioco. Quindi, sì, ne prenderemo tre. Grazie. Io ovviamente non vedo l'ora già di smanettare nell'equipaggiamento, ma non lo faremo prima di salire al secondo piano e guardandoci sempre un po' intorno perché è magnifico entrare qui per vedere un save point che funge praticamente da esca per attirare i giocatori nell'area tutorial, ove diversi NPC saranno la scusa per insegnarci qualcosa, vedrete presto come. Tuttavia prima, la vera ciccia è all'entrata. La vedete la sfera a terra? È una delle cose più utili che troveremo all'inizio del gioco, ragazzi. Una all materia. Ehi, ne hai trovata una! Quella è una materia. Ora, prendi questo scrigno. Capite? Ci stanno insegnando. Trovato? Etere, appunto. Ora sapete quanto vale. Ehi, tu. Pompatissimo. Questa è la sala dei novizi.
Dici di essere un novizio, ma i tuoi occhi dicono il contrario. Ah! Non sottovalutarmi, sono stato in Soldier. Potrei insegnarti io qualcosa, magari anche gratis. E di nuovo è proprio Cloud che spiega alla scuola, praticamente, come si combatte. Questa è una cosa deliziosa. Però per dire, no? Qui abbiamo tutti vari approfondimenti e, in effetti, alcuni potrebbero anche essere interessanti. Non li dobbiamo assolutamente leggere tutti, ma vi voglio far capire come il gioco presenta le proprie spiegazioni a un giocatore novizio. Per esempio, come posso usare bene le materie? Se hai delle materie, attivane il menu. In giro si trovano molte materie diverse. Effetto, vedete, questa è una delle tante, e la magia è la materia All. Effetto Omni su magia collegata. Se la userai da sola, non servirà a niente. È un mio segreto, ma te lo dirò lo stesso. Guarda la mia arma. Notato niente? I due supporti. Hai visto come sono collegati insieme? E ricordati di usarla solo su supporti collegati. Le materie hanno effetto una sull'altra, ma solo se i supporti sono uniti. Per farti capire, mettiamo All in uno dei due supporti e Lightning nell'altro. Potremmo usare le folgori su tutti i nemici, ma limitatamente ad un solo colpo. Vedrete che a breve vi spiegheranno e ci spiegheranno come mai ha detto questa frase. Tuttavia, state percependo un po' di scintilla, di formicolio alle dita guardando questi menu? Percepite il potenziale. Anche solo con la semplicissima All è possibile creare delle sinergie interessanti, come offrire la possibilità a un party member di curare l'intero gruppo in un turno. E di conseguenza diventa evidente che serva un'altra regola per capire quali materie possono interagire fra loro. Il colore qui è un indizio, All, non a caso, è azzurra. E senza ancora anticipare la quantità e qualità delle sinergie che potremo trovare e creare, appunto si inizia a parlare del fatto che le materie salgono di livello, crescono, evolvono. Avrete notato che ci sono gli Ability Point, gli AP, e quanti ne servano per il livello successivo. Aumentando di livello, crescono gli effetti della magia che produce. Ti ho detto che la All funziona solo una volta. Ma crescendo potrà essere usata due o più volte. Quando arriva a livello Master, la materia si dividerà, come se stesse riproducendosi. Ma la materia Master smetterà di crescere. Se non potrai trasportare altra materia, sarà meglio venderne qualcuna o gettarla. E, detto fra noi, il denaro che si può fare da queste vendite è incredibilmente alto. Ne riparleremo. Queste sono alcune utili funzioni. Puoi ordinare la materia, rimuoverla da tutte le armi presenti, o addirittura buttarla via. Tranquillo, è solo per finta. Ora vediamo questo, è un menu speciale. Con questo scambierai le materie tra i tuoi alleati. Anche se non sono nel gruppo. E questo ovviamente, ragazzi, in una trama che potrebbe rimuovere membri dal nostro party è importantissimo, chiaro? E poi, esatto, il tasso di crescita è quello che vi ho spiegato nello scorso video. Alcune cresceranno del doppio, altre proprio per niente. Il più delle volte gli effetti della materia non cambiano in un'armatura o in un'arma, ma Elemental e la Added Effect hanno effetti completamente diversi a seconda se sono in un'arma o un'armatura. Questo è, chi ha visto lo spirito dell'esperto, perfettamente intuibile, no? Il concetto di Ade su attacco o Ade su difesa. Gli status aggiunti su un'arma applicano quell'effetto al colpo. Gli status viceversa equipaggiati a un'armatura invece proteggeranno da quell'effetto. Dovrai riflettere su quale arma o armatura usare, o quale combinazione di materia sia la più forte. Ricordo di aver sentito che esiste una materia straordinaria, non so dove, ma penso di averti detto tutto quello che potevo. Ecco, qui abbiamo una meraviglia di approfondimento. Cioè, è veramente tutto quello che è necessario sapere, ti parla persino delle materie master. Sono cose preziose, ragazzi, e infine c'è un'altra cosa che potremmo approfondire. Le limit. Ora, dei consigli sulla tecnica limite. Quando un nemico spinge la tua rabbia al massimo, disporrai di un potere incredibile. Sai di cosa parlo, vero? È importante usarlo bene. Attiva il menu e seleziona limit. Scegli un membro. Ok, ora stabilisci che limite avrà. Come potete notare, ci sono diversi livelli di limite.
Limiti bassi hanno poca forza, ma li puoi usare più spesso. Con un limite molto alto, infliggerai grandi danni, ma dovrai aspettare molto per usarlo. Dopo aver usato questa tecnica per un po', potrai migliorarla moltissimo. Questo è un enorme consiglio su come sbloccare le successive. Quanto migliorerà dipenderà dal tuo modo di combattere. Non posso dirti come, ma lo scoprirai da solo. Si narra di alcuni oggetti segreti che rivelano tecniche definitive. Non so dirti se questi esistono realmente. Ma è tutto. Prova ogni combinazione al fine di migliorarti. Questo è un tutorial che, di nuovo, aggiunge informazioni preziosissime. Usare le limit ti permette di potenziarle, quindi in qualche modo, vi posso già dire, significa sbloccarne altre. Ma per avere quelle definitive è necessario un oggetto. L'altro dettaglio che ha aggiunto, invece, è che il nostro modo di combattere ne cambierà l'evoluzione. Questo è un indizio fantastico che suggerisce poi la realtà dei fatti, ossia che ci sono due tipi di limite da sbloccare, quelle uccidendo i nemici e le altre utilizzando le limit che abbiamo già. Tranquilli, ne riparleremo molto a breve. Questo per farvi capire come il tutorial in-game è stupendamente valido. È una cosa preziosa, è tutto. Che altro però? Andiamo a vedere. Ma questo è il leggendario save point. Ad un punto di salvataggio puoi usare anche una tenda e la funzione salva. Potrei anche farci altro, ma per ora rimane un segreto. Anche se sarai sconfitto, potrai utilizzare un salvataggio per ricominciare da quel punto. In questo modo puoi evitare di preoccuparti delle sconfitte. Forse questo potrebbe essere azzardato, ma quando lascerai Midgar e arriverai alla mappa del mondo, potrai salvare in qualsiasi momento, ricordalo. Guardatelo. Questo dovrebbe essere tutto quello che dovresti sapere su un save point. Probabilmente ci rivedremo prima o poi. Abbi cura di te! Ti fanno vedere il modello, no? E io sono uno scrigno! Novizi, assicuratevi di cercarmi sempre! Guardate questa cosa, che ricordo con enorme affetto. Ah, aiuto! Per il momento, devi avere pazienza. Il tuo indicatore limit è appena all'inizio. Ah! Ok, ora l'indicatore è al massimo. Utilizzalo! Combatti con la tecnica limite! Brava! E tutti che festeggiano. Capite? Esatto. Ehi, hey, soldier! Parlaci delle battaglie! Possiamo pagarti! Non sono così al verde ad aver bisogno di soldi da voi. Ma posso scambiare due parole. E anche qui, altra roba, signori. Altra roba. Ecco, finalmente, quindi, la spiegazione della TB, diciamo, introduttiva del gioco. Questo vale la pena farlo. Tuttavia, una volta per tutte, anche per dare un guizzo qualitativo allo spirito dell'esperto 4, nel mentre Cloud lo spiega a modo suo ai ragazzoni, parlo io per noi. Fondamentalmente, ragazzi, l'Active Time Battle è un sistema di combattimento attraverso il quale ogni personaggio a schermo, alleato o nemico, ha una barra da caricare, al cui completamento finalmente ottiene un turno. Quest'ultima viene influenzata, ovviamente, dalla caratteristica velocità del singolo personaggio o mostro, e quindi in modo autonomo rispetto a tutti gli altri, e chiaramente può essere successivamente accelerata o rallentata dagli status Haste o Slow. Nel caso dei nemici, a seconda dell'opzione che si sceglie nel menu Config, potrà caricarsi ininterrottamente o fermarsi in diversi casi, con il Wait quando si navigano i menu, mentre con Recommended, invece, durante le animazioni speciali di incantesimi ed oggetti. Questo bene o male è tutto quello che ci interessa davvero, il resto verrà da sé e oltre ad essere probabilmente qualcosa che già conoscete grazie ai precedenti spiriti dell'esperto, comunque approfondiremo ogni qualvolta arriverà il momento di farlo. Questo è il famoso terzo piano del ragazzino infame. Questi sono i bassi fondi, non credi di poter stare qui a gratis. Quindi, che vuoi fare? Vedere quel letto non ti fa venire sonno? No. Fai il tosto, eh? Dovresti dormire quando ne hai l'occasione. Sarebbe saggio anche salvare ogni volta che puoi. Questo è il trucco per essere tosti. Ricordatelo, vecchiaccio. Guardate. Non ci interessa riposare. Ma mi interessava farvi vedere come Cloud... Opla! Che coatto. Qui si torna indietro. E ovviamente, prima di proseguire... Cloud, passaci... Ok. Richiederemo al nostro caro venditore un po' di denaro.
Yes. Grazie. Ecco qua, ora è arrivato il momento di fare una delle cose che penso sia la più bella all'interno di qualunque JRPG, ma in particolar modo Final Fantasy VII. Gestire le materia e l'equipaggiamento, il potenziale del gruppo, le sue abilità passive, attive, combinazioni, sinergie. Oh, santo cielo, ragazzi, non sentite che l'odore di quello che arriverà per ora? È una luce alla fine del tunnel, l'orizzonte, l'alba che arriva, ma per ora godiamoci le stelle. A tempo debito verrete e verremo tutti folgorati. Non vedo l'ora di mostrarvi cosa si può fare in Final Fantasy VII. Detto ciò, però, gli equipaggiamo la Salt Gun e diciamo che al buon Barrett, che è nelle retrovie, possiamo tranquillamente dare la famosa Awl e Lightning. È più interessante ai fini di quello che è la sicurezza del party mettere energia, restore, perché curare l'intero gruppo è estremamente utile. Mi raccomando, c'è un'altra cosa non detta nel tutorial che abbiamo vissuto e ascoltato poco fa. Utilizzare la carica della materia Awl abbassa leggermente il potere dell'incantesimo che viene suddiviso tra i vari mostri o da alleati nel caso si abbia deciso di utilizzare energia che, ripeto, permette di risparmiare un'enorme quantità di MP e oggetti qualora le cose vadano male. Vedetela in maniera non troppo dissimile da Final Fantasy IX, che riprende parecchie meccaniche di questo maestro. Però, insomma, il succo è che permettendo a tutti di avere una materia diversa con incantesimi unici per personaggio, renderà possibile nel combattimento fare ogni turno un cast, mentre accumulando tutto su uno solo si farebbe un enorme spreco. Ecco qua, così tutte potranno livellare. Fate sempre attenzione all'equipaggiamento che avete nel gruppo, ragazzi, perché la Bronze Bangle aveva come crescita niente. Le materie su di essa non sarebbero mai livellate. Poi, certo, nel suo caso non aveva slot, ma non sarà sempre così. Non sarà sempre così. Perfetto. Andiamo. Per ora, buona parte delle materie, ragazzi, l'ho semplicemente messa tanto per, ok? Non è ancora il momento, non c'è molta strategia dietro. Oh! Avete visto? Ah, e questa è una casa di, diciamo, popolani, e questo è il genitore di un vecchio amico di Tifa. Mi chiedo se mio figlio sia già partito. Quando rimaniamo solo io e mia moglie qui, non hai idea di quanto diventi noioso. Ci dava sempre delle noie quando era qui, ma ora che è andato via, direi che ci manca. Strano, non credi? Quindi un bel teppistello. Vogliamo che lui sia felice e che faccia il più possibile finché è giovane, ma non facciamo altro che preoccuparci. Suppongo che sarà sempre così. E come sempre, sì, possiamo rovistare nelle cose degli altri, anche nei bagni, ma non c'è nulla, a parte ovviamente una cura per i dettagli che mostra anche una sorta di attaccamento culturale di questi cittadini, che è meraviglioso. Si può vedere un sacco di cose, ragazzi, no? Guardate i genitori, un giocattolo per bambini piccoli, una sorta di ricordo, e poi la stanza del figlioletto teppista, con la... No? La vedete? Ok, perfetto. Andiamo. Sono piccole cose che spesso vengono sottovalutate, ma ci sono, signore. Ed è bellissima. Non ho coraggio, sono un coniglio. Sono solo un bimbo piagnucolone. Oh. Si spaventano per l'avalanche. Senti, non c'è nessuno con cui parlare. Che senso ha fare gossip su tutti? Già, poi tu, signor, non mi interessa. Troverò la giusta informazione che interesserà anche a te. Aspetta e vedrai. Questo è un dialogo che si sarebbe attivato se noi non avessimo detto che non volevamo sapere la sua ricerca. Ma noi l'abbiamo chiesto, signorina. Ah, Johnny è andato. Sembri un pochetto deluso. Sì, signora. Non mi piace ammetterlo, ma sono un ragazzo solitario quando non bevo. No, smettila! Ok. Si va. L'ho preso! Anche io. Credo che questa sia la prima volta in cui siamo d'accordo. Già. Bene, allora, lo si fa? Già. Capite la situazione dei bassi fondi? Ok. Oh, pronti. Giorno.
Il tramonto arriva e non cambia mai nulla. Sta attento a non farti male, ok? Torna indietro, capito? Ehi! Questa non è una carrozza riservata, quindi disperdetevi! Ancora te pisti. Cristo, sono proprio sfortunato. Hai detto qualcosa? Ti ho chiesto, hai detto qualcosa? Guardate, queste sono tutte piccole anche forzature, no? Dei comportamenti nel movimento di camera, nel senso... Lui è andato lì perché ha sentito la voce del manager proprio in quel posto, però è un'occasione per utilizzare il potere del 3D, far vedere che il personaggio si avvicina davvero, no? Ma guarda qui, si è svuotato all'improvviso. Che sta succedendo? Ma maledizione! È vuoto a causa di gente come voi. Porca miseria. Che paura. Tu, hai visto le notizie, vero? Avalanche ha dichiarato che non si fermerà. Solo gli impiegati devoti come me andrebbero a Midgar in un giorno così. Lavori per Shinra? Non voglio scatenare una rissa. Varret! L'inchino. Allora, cosa farete ora? Cazzo, ma perché stai diamene sei così calmo? Stai rovinando tutto. Sembra che abbiano finito di connettere i vagoni. Stiamo per partire. E lo so, i giocatori dietro lo schermo stanno fremendo, quelli che conoscono Final Fantasy VII perlomeno, perché stanno per arrivare le prime chicche e piccoli completismi segreti. Chi non lo è, invece, chi è blind, godetevi tutto. Anche il più piccolo dettaglio, animazione, frase... ed ovviamente evento, oltre che ambiente. Quindi, il prossimo obiettivo? Ah, senti il signor faccio il serio sul lavoro. D'accordo, te lo dirò. Jesse ti avrà già informato del sistema di sicurezza che si trova in cima al piatto. È un sistema di scansione ID che controlla tutti i treni. E la Shinra ne va molto fiera. Non possiamo più usare i nostri ID falsi. Buongiorno, benvenuti sulle linee Midgar. L'arrivo al settore 4 è previsto alle 11.45. Questo significa che abbiamo 3 minuti prima del controllo. Bene, entro 3 minuti salteremo giù da questo treno. Capito? Eccolo. Che fantastico che è. Cloud, vieni qui. Diamo uno sguardo al monitor. Oh? Siete gli unici che mi hanno parlato, sono venuti da me. Sono colpito. Oh! Mi siamo passati vicino. No, non preoccuparti per me. Oh mamma, mamma, mamma. Me ne vanterò con tutti al lavoro di questa cosa. Sembrerebbe che tu lo abbia già visto. Va bene, vieni più vicino. Tifa, stai flirtando chiaramente, ma... cavolo, non ti meriti, Cloud, poverina. Che strano. Il punto di controllo di doveva essere più avanti. Allerta di sicurezza tipo A. Passeggeri non identificati a bordo. Sarà condotta una ricerca approfondita. Ripeto, allerta di sicurezza. Passeggeri non identificati. Che succede? Ci siamo, ragazzi. Siamo nei guai. Vi spiegherò dopo. Svelti! Andate al prossimo vagone. Merda, qualcuno ha fatto la soffiata. Passeggeri ignoti localizzati nel vagone 1. Preparazione del blocco totale. Andiamo, non fermatevi. Oh, invece mi fermo. Dietro. Mi parli anche ora? Sono davvero colpito, eccoti una piccola ricompensa. Grazie, quando rifinisce? Oh mio mio, leggere i dialoghi sarà un problema. Sarà divertente, ragazzi. Ci sono dei segreti in questa fuga. E noi li prenderemo tutti. Veloci, stanno bloccando le porte, signore. Guarda questo tipo fighissimo, con gli occhiali in foreground, diciamo, in primo piano. Via, via, corri. Eh? Ma che diavolo? Lo vuoi? Già,
Wow, per te è gratis. Cosa? Non ti ci abituare. Via, vai, gran pozione. Qui invece state a vedere cosa c'è in fondo al vagone. Ah, allora, siamo al sicuro? Non ancora. Iniziano un altro controllo. Se ci beccano siamo spacciati. Però non preoccupatevi. Se ci spostiamo avanti, vagone per vagone, dovremmo essere salvi. Niente. Ecco, vedete il tizio furbetto che passa lì vicino con fare da teppistello? Esatto. Ah, ci ha rubato un oggetto. Non posso scappare. Mi hai forse beccato? Esatto. Scusa, davvero. Ecco, te li restituisco. Grazie. Ed è fatta. Qui non c'è più nulla. Brrr. Idea su cosa sia accaduto? Tutto ciò che so è che quando mi sono svegliato noi eravamo ancora chiappe al vento. Quella strana tizia mi ha dato una bomba in mano. Come potevo dirle di no? Jessie è pericolosissima. Quell'uomo era nudo, avete notato? Era stato completamente spogliato. Che significa? Questi sono dialoghi opzionali, ragazzi. È bellissimo seguirli. Perfetto, è fatta! Ehi, hey, da questa parte! Quindi, vediamo un po'. C'è per caso qualche segreto qui? Sono io, Jessie! Come sto, Cloud? L'uniforme Shinra mi dona? Molto! ti sta bene, sembri proprio un uomo. Ai ai ai. Ok. È inquietante, eh? Troppo tardi. Perché sei venuta con noi? Perché... Ehi, voi due, non è il momento! Ok, mi sono decisa. Guardate, ora salto! Ti spiace se vado per primo? Un bravo capo se va sempre per ultimo. Non preoccuparti per me, vai! Ehi, non farti male, culo spigoloso. Solo l'inizio della missione. A dopo, occupatevi del resto. Ed eccoci qua. Ottimo, per il momento è tutto secondo i piani. Non abbassate la guardia fino a che non raggiungiamo il reattore. Biggs, Wedge e Jessie ci hanno preparato tutto, quindi muoviamoci. Ora, abbiamo diverse chicche adesso. Il reattore si trova alla fine di questo tunnel, e questo tunnel sarà molto più breve perché siamo alla sua fine grazie all'aver superato la barriera, diciamo, della sfida del minigioco della fuga per il sistema di sicurezza. Ora, se fossimo stati beccati, avremmo dovuto fare molta più strada verso nord. Tuttavia... andremo comunque verso sud. E questa passeggiata rivelerà anche i motivi per i quali ho deciso di mettere Lightning con Hall. Il primo è espositivo, volevo mostrarvela. Il secondo è che dovremo uccidere parecchi nemici. Appunto. Ma anche curarci sarà piuttosto importante in questo processo. Noi, ovviamente, non abbiamo molti strumenti per curarci. Abbiamo 13 pozioni, una coda di fenice e una gran pozione. Ora, ovviamente, è possibile utilizzare... energia anche fuori dal combattimento, che costa però degli MP. Abbiamo venduto gli etere, quindi non potremo, tra virgolette, farmare a lungo, prima di spiegarvi il perché, no? Adesso ci arriviamo. Tuttavia, le materie possono essere spostate, e questa è la chicca, la chiave di Final Fantasy VII in questi piccoli meccanismi early game, per esempio. Ora, noi, una volta che qualcuno avrà finito gli MP, potremo sostituire la sua materia con cura, energia, e quindi ripristinare il sistema di farming senza problemi. Capite? È fantastico. Tuttavia, cosa stiamo cercando qui? Un piccolo segreto e una scelta inusuale. Ed ecco i protagonisti di quella scelta che sta per arrivare. Torniamo a dover affrontare dei veri e propri mostri, e questi, come state vedendo, sono piuttosto speciali. Stanno rallentando il nostro gruppo, applicando quel famigerato e discusso status slow. Tuttavia...
Esattamente. Possono essere sconfitti da una singola materia all più lightning in un solo turno. 80 punti esperienza, 8 AP e per ora nessun drop. Vedete? Questi mostri sono la chiave di un piccolo segreto di perfezionismo ed esplorazione delle meccaniche nell'inizio del gioco. Offrono per la prima volta un'introduzione al cambiare le regole in gioco tramite l'oggetto che droppano. Siamo all'inizio del gioco e tramite il loro drop potremmo già castare slow all'intero gruppo nemico, che ovviamente ne rallenterà tremendamente le azioni. Slow come incantesimo, quindi rallenta la barra ATB, ma non lo otterremo per un bel po' di tempo. E non solo, molte boss fight sono deboli a questo status. Indi per cui, visto che ognuno di questi mostriciattoli ha il 5% di lasciare una spiderweb, una ragnatela quindi, l'effetto che loro facevano a noi, possiamo rubarglielo, prima ancora di avere materia che lo permettano. Oltre a questo, avrete già intuito che il motivo per il quale vogliamo uccidere numerosi nemici qui è sbloccare Limit Break, ma le ragnatele non sono l'unica ragione per cui questo luogo è così utile allo scopo. Seguitemi. Chicca prima, spiegazione poi. Se si va in fondo, cosa chiaramente classica per qualunque videogiocatore, no? Se ci viene detto di andare a nord, noi dobbiamo andare a sud. Bene, se ci andiamo, mentre tra l'altro veniamo attaccati da quello che sono chiaramente lanciamissili, no? In questo caso non sono considerabili nemici viventi, però per l'epoca volevano probabilmente significare che sulle pareti di questo tunnel ci fossero delle strumentazioni di sicurezza, capite? È o non è soddisfacente utilizzare Thunder per distruggere un intero gruppo di nemici in un solo turno, eh? In fondo, Cloud nota che non si può proseguire perché ci sono delle guardie della sicurezza Shinra. Dobbiamo tornare indietro. Ma se non lo si fa, oh, siete l'Avalanche! Come potete notare, questi sono avversari che possono torcere più di un capello, no? Sono guardie piuttosto forti. Tuttavia, il segreto di questa ambientazione è che sono infinite. Non sono incontri casuali, è possibile scontrarsi contro queste guardie all'infinito. Oltretutto, tramite un tasto che molto, molto presto vi spiegherò e affronteremo assolutamente a schermo, è possibile vederne il nome, Special Combatant. Ed ecco, uno degli esempi di quel secondo motivo per cui siamo qui. Non soltanto uccidere nemici, ma usare, allenandole forzatamente, le Limit. Ed è quello che faremo. Tuttavia, non come l'istinto porterebbe a pensare si debba fare. Ascoltatemi. Una volta sconfitto questo gruppo di avversari, che sono sicuramente molto interessanti e danno 84 punti esperienza, ci viene posta una scelta. Intrusi! Avalanche sta attaccando! Ne stanno arrivando alti. È pericoloso rimanere qui. Se si rimane, il combattimento procede all'infinito. E giustamente è più sicuro che correre in tondo, magari sperando di un incontro casuale quando lo vogliamo, no? Tuttavia, ho appena introdotto il fatto che quei nemici speciali rilasciano un oggetto veramente interessante, no? Specialmente per lo spirito dell'esperto. La sua stessa esistenza è praticamente l'infa di questa serie, quindi scapperemo. E cercheremo proprio, sì, di combattere quei mostri. Oltretutto, detto fra noi, sarà più efficace e veloce, anche per i punti esperienza. Pronti? Parliamo. Allora, ragazzi, non siamo qui per farmare livelli e punti esperienza, ed oltretutto abbiamo un chiaro tempo limite, le cure a disposizione. Non possiamo ripristinare il party all'infinito e la chiave di tutto è che le Limit si caricano subendo danni. Si prospetta una figata strategica, eh? Dunque, allora,
escludendo temporaneamente dall'approfondimento le limit break finali di ogni personaggio, di cui parleremo in futuro, ogni PG ha tre livelli diversi di questi attacchi speciali, nei quali si possono poi sbloccare due limit per ciascuno. Ora, la limit 1 del livello 1 è pronta fin dall'inizio per tutti ed è di solito del tipo più semplice. Danno ad un avversario attraverso animazioni uniche e spettacolari. Tutto qui. Per ora, l'unica eccezione sarà la fioraia che abbiamo conosciuto poc'anzi, che senza che stupisca più di tanto, avrà una mossa di supporto che cura il gruppo. Il tutorial ufficiale suggerì che ci sono diversi modi di far crescere le limit, ed era vero. Utilizzando l'iniziale di livello 1 per n volte in base al personaggio, se ne sbloccherà la seconda del medesimo slot, e qui cominceranno ad arrivare già le prime sorprese, come attacchi di gruppo in grado di applicare status speciali. Cloud, per esempio, sbloccherà Cross Slash, che pur rimanendo un attacco a nemico singolo, vi aggiunge un effetto di paralisi al 100%. Approfondendo, paralisi è uno status di Final Fantasy VII simile al classico Stop, ma che dura un po' meno e blocca l'accumulo della barra limit. E a tal proposito, la citata fioraia ne avrà come seconda di livello 1 una che non farà affatto danno, ma applicherà a tutti i nemici sia silenzio che, appunto, stop. Così come Barret, invece, sarà in grado di colpire gli MP dell'avversario, e strategicamente è una mossa che può avere un gran valore. Capite dove si sta andando a parare? È sempre più bello questo Final Fantasy VII, eh? È profondo. Siamo all'episodio 2, ragazzi. Il 2, comunque, non è finita, anzi. Tifa è diversa, infatti, e non l'ho nominata fino ad ora apposta. Lei userà in un unico attacco tutte le limit che ha sbloccato e che sono precedenti a quelle del livello selezionato. In altre parole, ad endgame le sferrerà tutte sull'avversario di seguito, salvo che sia un gruppo, ove invece si sfogherà comunque sempre con tutti gli attacchi, colpendoli uno alla volta randomicamente. Da qui ci si sposta al secondo livello. Per sbloccare questo, invece, bisogna far sì che il personaggio, con qualunque mezzo preferisca, uccida nemici. Cloud, per esempio, che ha bisogno di un numero di uccisioni superiore a qualunque altro, dovrà eliminarne 120 per il livello 2 e, ovviamente, visto che la meccanica prosegue nello stesso modo, 320 per il livello 3. I quali, dopo tutto, non sembrerebbero neanche troppi nel caso che... Esatto. Se si contano aree dove ci sono orde così numerose. Queste gallerie hanno tutti i combattenti con 4 nemici ciascuno e si fa in fretta, quindi... Il piano è gestire le risorse al meglio finché non si esauriscono, uccidendo, prima di capire che è il momento di iniziare invece a subire danni per usare le limit base, quanti più nemici possibile, senza però esagerare. Si potrebbero infatti realisticamente sbloccare almeno tutte le limit fino al secondo livello e includendovi almeno l'unlock della prima del terzo di tutti, ok? Ma non serve ed un investimento di circa 2 ore è più corretto, anche e soprattutto per 2 motivi. Il primo è che tot risorse le ho già spese per mostrarvi alcune chicche, quindi non sarà tutto ottimizzato come sarebbe potuto essere. Il secondo, ovviamente, perché ci saranno altre aree ugualmente se non più comode e interessanti ove fare questo processo e con un party ben più variegato. Questo è solo l'inizio, ma... Chiudiamo, dunque, il discorso limit spiegandovi quali saranno le successive degli attuali membri del party. I veri e propri secondi livelli delle limit, infatti, quindi le terze, iniziano ad aggiungere con più importanza e frequenza attacchi di gruppo. C'è un pattern, vedrete. Cloud forse è il più banale in questo perché al secondo livello otterrà colpi meramente distruttivi. Blade Beam colpisce tutti i nemici, il primo con il 350% del danno base e gli altri come fossero attacchi normali. Climazard, invece, è sempre di secondo livello, ma è la limit dal moltiplicatore di danno più alto del nostro protagonista, avvicinandosi al 450%. E se Barret con la prima di secondo livello offre un attacco d'area con il triplo della forza base, questo genere di colpi è normale cadano velocemente in obsolescenza, specialmente in quanto si potranno ottenere incantesimi, quindi dall'utilizzo più semplice e molto più forti. Sorprende quindi poco all'inizio, tuttavia... Con la seconda limite di secondo livello offrirà un effetto Ade applicato al 100% su qualunque nemico non immune. Ma la vera ciccia arriva al livello 3. È in buona parte dove in futuro decideremo il destino del nostro party e potreste avere qualche intuizione anche ora. Escludendo qui Tifa dal discorso, in quanto le sue limit fino all'ultima saranno sempre solo colpi singoli mano a mano più forti, il terzo step di queste mosse speciali è dove viene aggiunto ciò che interessa a tutti i giocatori, ed è qualcosa che ormai avrete sicuramente intuito dopo 3 spiriti dell'esperto.
i colpi multipli. Cloud inizia con Meteor Rain, che non solo fa 6 hit, ma tutte con oltre il 50% di danni in più rispetto all'attacco base. La seconda è invece piuttosto deludente, perché di solito a quel punto, dove si dovrebbe sbloccare normalmente, castare Ade utilizzando una limit, anche se ad un gruppo di nemici intero, non è proprio la cosa più furba utile. Barret invece ribalta la situazione. Perché la prima limite di terzo è Satellite Beam, che comunque è un buon colpo, visto che parte col doppio del danno base e garantisce un critico ad area, ma la seconda è Ungarmax. Vedete, questa mossa fa, pur se danno dimezzato, 18 colpi. 18. 18. Bene, ed insomma, con queste ore e risorse, cosa abbiamo ottenuto? La situazione è questa. Tifa ha ancora 6 MP, il che ci permetterà di dare l'ultima cura a Cloud. È stata una sessione di farming questa, diciamo, veramente entusiasmante, perché a differenza di Final Fantasy X, ogni volta che dovremo uccidere nemici in questo modo solo per il motivo di farlo, senza andare avanti nella storia, non sarà mai per il level up, ma per altri obiettivi. Questo sarà un percorso completamente diverso rispetto a quello che avete visto nello spirito dell'esperto 3, quindi sarà affascinante arrivare a capire quando dovremo davvero farmare per caratteristiche o altro tipo di level up come quello delle materie, no? Tuttavia, abbiamo raggiunto il livello 15, comunque abbastanza impressionante, le ore di gioco sono abbastanza alte, ma non tutte sono state passate in questi tunnel, come vi ho detto è abbastanza impreciso il clock, tuttavia 9.000 gil sono piuttosto soddisfacenti, nonetheless. Allora, Magic, Tifa, Cure. Come avrete notato, ha curato più di quanto non avrebbe fatto con All, però adesso siamo al capolinea e non potremo curarci in alcun modo, perché ovviamente ho consumato tutto quello che potevo utilizzare per garantire survivability, sopravvivenza al gruppo. Un'altra cosa che affascina veramente tanto un giocatore come me dinanzi a un tipo di farming come questo è che non c'è un ovvio obiettivo, non posso andare a oltranza all'infinito sbloccando tutte le limit. C'è un tempo limite, una risorsa limite, e quindi l'RNG delle mosse del nemico e quello che potrebbe succedere rende questo tipo di evento assolutamente unico. Infatti, per quanto concerne le limit, ecco i nostri traguardi. Cloud, e vedrete anche Tifa, sono stati particolarmente equilibrati, in quanto abbiamo sbloccato la seconda limite di livello 1 e la prima del 2. Insomma, hanno ucciso nel mentre usavano la mossa speciale. A differenza, invece, di Barret, il quale, probabilmente anche grazie agli incantesimi ad aria che ha utilizzato fino a che ha potuto, ha sbloccato il livello 3. È ovviamente una mossa potentissima, ma la chicca è che chiaramente ora potremmo usarla per ottenere Ungarmax. Tuttavia, insomma, sarà importante anche esplorare le precedenti, che infatti non devono rimanere indietro. Abbiamo saltato qualche schermata, ormai siamo vicini all'obiettivo. E c'è ancora una cosa che devo farvi vedere, ovviamente, ma al prossimo incontro casuale, che ne dite? Quei raggi di luce sono i sensori di sicurezza della Shinra. Non possiamo proseguire. È vero, ma potrebbe esserci un'altra strada. È un buco dannatamente stretto. Mi stai dicendo di entrare lì per arrivare sotto al piatto? Non è possibile! Hey, Cloud, che facciamo? Guardiamo dentro. Sembra che non ci sia nulla a bloccarci il passaggio in questo condotto. Ok, ma una volta scesi giù non potremo tornare su. Non perdiamo tempo! Non sappiamo quando la Shinra arriverà! Cloud, dobbiamo andare. E questo è tra l'altro un avviso di gameplay, magari poco ovvio, ma si tratta di questo. Non potremo più tornare in questi tunnel, ma siamo comunque nel pieno della trama, quindi non sarà assolutamente importante. Piuttosto, prendiamo questo. Ecco qua, un sacchetto con 750 gil. E non perdono tempo. Allora, eccoci qua, quindi, a poter o dover combattere anche nuove creature. Approfittiamone però per mostrarvi quello che ho promesso. Spiderweb, 11. Sono dannatamente poche in realtà per quello che abbiamo fatto poco fa. Ne abbiamo uccisi a centinaia di questi maledetti, però
Ehi, non lamentiamoci, sono più di 10 e avranno il loro scopo. Allora, attacchiamo spietatamente tutto. Siamo anche diventati leggermente più forti. Diciamo che il livello in Final Fantasy VII è abbastanza legato al tipo di equipaggiamento che indossi. Non è così game breaking, non è appunto il livello di Final Fantasy X, tornando a parlarne. Però al contrario non è nemmeno l'equipaggiamento e Junction di Final Fantasy VIII, se capite cosa intendo. È una bella via di mezzo. E a tal proposito, fatemi sapere cosa ne pensate di questo mio gestire gli spiriti come parte integrante di un percorso. Insomma, il citarli e far sì che possano avere una loro continuity. Per me è una cosa che ha un'importanza enorme e mi piace tantissimo farlo. Tuttavia, questo non significa che lavorerò a queste serie pensando che debbano essere viste le precedenti. Saranno opere completamente autonome ed indipendenti, come lo possono essere gli stessi Final Fantasy. C'è una continuity autoriale, nel mio caso occhiolini e approfondimenti per chi ha seguito tutto il lavoro, ma non sarà mai necessario, come è invece vedere gli episodi precedenti di una stessa serie. Diciamo di una stagione del format. E qui stiamo muovendoci ovviamente sempre con inquadrature nuove. Questa è una delle chicche appunto di quello che è effettivamente il lavoro del 3D all'interno di Final Fantasy VII, di quello che abbiamo discusso fino ad ora, no? Il loro esplorare i loro strumenti e le potenzialità di quello che stavano facendo, anche a livello artistico. E sì, ci stiamo infiltrando, non c'è nessuno. I reattori Mako, al di là dei mostri e di qualche guardia, sono un po' lasciati a se stessi. Qui non c'è nulla, non ci sono particolari tesori, ma c'è un certo bivio. Che adesso, dopo aver distrutto qualche creatura e ovviamente guardia automatizzata con questi lanciamissili, vi mostrerò. Salendo qui, ci troveremmo in un condotto d'aria. Tuttavia, se guardate là a sinistra, c'è Wedge. Ed anche se non ci lasciano in pace, non a caso, come ho detto poco fa, accanto al ragazzone ci sarà un'altra scala. Critico! Hell Bubbles. Ah, sono contento di averlo subito, perché vi fa capire come già all'inizio di Final Fantasy VII possono esserci dei sinceri pericoli. I Rocket Launcher di prima avevano sempre fatto moltissimo danno, e questi piccoli mostriciattoli, probabilmente appunto esperimenti della Shinra, o comunque potremmo quasi immaginare creature che si sono trovate qui a causa dell'energia Mako attirate da essa, sono pericolose. Possono mettere decisamente in crisi, specialmente se non si ha più modo di curarsi, eh? Wedge, che succede? Cloud, da questa parte! Il reattore si trova in cima alla scala. Infatti, in realtà, questa è una scorciatoia. È indifferente, ragazzi, ora ve lo voglio dimostrare, ma... Salendo qui... Che meraviglia. La vedete tutta la tridimensionalità utilizzata, vero? Mi dispiace. Il problema con la scansione ID sul treno è stata colpa mia. Ho modificato la tua carta ID, ecco perché è successo. Ho fatto del mio meglio, ma ho fallito. Oh, Jesse, la prossima volta ti darò qualcosa di migliore. Tornerò al nascondiglio nel mio laboratorio a lavorarci. Qui abbiamo... Oh! Avevamo un oggetto quasi in piena vista e... D'accordo. Andiamo. Una pozione, che male non fa comunque ora come ora. Tra l'altro, rifletteteci, anche al fatto che fosse un'emozione vedere il sacchetto in 3D. Sono piccole cose, ma sono vere. E qui, esatto, è l'altra entrata. Nient'altro. Proseguiamo. Jesse è già andata avanti. Giù! Un punto di salvataggio... È un sacchetto. Un oggetto che ci è stato introdotto proprio poco fa. Una tenda. In questo modo guariremo completamente il gruppo. Negli HP, negli MP e negli status alterati. Infatti, a differenza di alcuni save point come di nuovo Final Fantasy X, qui
non siamo stati ripristinati in alcun modo avvicinandoci a questo, diciamo, piccolo momento di oasi. Al contrario. Quindi, usiamola. Saremo pronti a tutto. Yes. E raggiungendo ora invece Pix, noi ci dileguiamo ora. Ci incontreremo al nascondiglio. Cloud, contiamo su di te per far saltare il reattore. Andiamo avanti e... osservate. È bellissimo. È chiaramente lo stesso tipo di edificio. È tutto apparentemente molto congruente al precedente. Ma si può vederlo da una prospettiva diversa. Nel mentre, appunto, come avete visto, hanno cercato di trasformare il movimento del personaggio per raggiungere il reattore, il nucleo, in modo originale, che non creasse una monotonia con il precedente. È davvero ben fatto. Ecco, ora sono io a fare l'ops degli NPC. Ma oh, ci stiamo avvicinando al grande scontro, ma... Ok, questa è un'occasione perfetta, ragazzi. Ascoltatemi. Abbiamo un attacco prioritario. State a vedere cosa accade. Questi non sono danni normali. Gli abbiamo fatto più danno. Ai nemici alle spalle per un turno, chiaramente, si fa il doppio dei danni e... sì, se ne riceve viceversa in caso contrario. Essendo tra l'altro questa un'area tra virgolette già vista, in quanto, chiaro, no? Una brevissima parte dell'avventura, godiamocela un po' in silenzio. Un poco. Un momento. Ed eccoci qua, di nuovo, pronti a mettere la bomba. Tuttavia... questi sono momenti specialissimi, ragazzi, osservate. Sephiroth? È stato Sephiroth a farti questo? Sephiroth, Soldier, Reattori Mago, Shinra... È bellissimo che l'isometria del luogo sia la stessa del reattore e che giustifichi un po' il motivo per il quale Cloud ha avuto questo flashback. Diamine, datti una regolata! Stai bene? Tifa? Hm? No, lascia stare. Avanti, muoviamoci! Di nuovo mette lui la bomba. Anche per distrarsi, probabilmente, perché non capisce. E si va. Si scappa! Oh, ma non prima di approfittare di un'altra occasione per spiegarvi una meccanica. L'elemental damage, il danno elementale. Osservate. Per quanto sia un'ovvietà, no? L'avevo detto. Il Guard Scorpion era debole all'elemento elettro, al tuono. Thunder, Bolt. Ok. Qui, infatti, non abbiamo proprio shottato niente. Ottimo incantesimo, ma non one shot. Ora, non preoccupatevi di quello che potrebbe essere il meccanismo elementale in Final Fantasy VII. È estremamente semplice alla base aritmetica, diciamo, perché quello che avete visto adesso era un danno ghiaccio, quindi con elemento ghiaccio, ma standard, era il potere dell'incantesimo in base alle caratteristiche del nostro caro caster, il nostro capo dell'Avalanche. Ora, trovando nello stesso posto lo stesso gruppo di nemici, possiamo dimostrare in un attimo, ovviamente smanettando prima con le materie, che... una volta castato invece Thunder, sempre con All, che ne abbassa un po' il potenziale, sullo stesso gruppo... Esatto. Non è semplicemente un danno extra difficile da calcolare. È il doppio. Damage per 2. E da lì tutto diventa estremamente intuitivo. Se ne fossero resistenti prenderebbero metà del danno, se lo assorbissero, per loro l'impatto sarebbe stato ristorativo, ma chiaramente uno per... E siamo ormai vicinissimi alla fine di questo capitolo dell'opera. Guardate,
Questa porta è sigillata, ma è poligonale, un po' come nei cartoni animati. Le zone che devono essere animate erano chiaramente diversamente colorate da quello che era il fondale statico. No. Ora, senza leggerne i dialoghi, questo è un piccolo minigioco in cui bisogna premere il tasto al momento giusto, istintivamente prevenendo l'animazione una volta che la si è vista una volta. E quindi, ora seguitemi in questo momento perché andremo ad applicare ciò che abbiamo studiacchiato e creato oggi. Perdi qua! Oh. Soldati Shinra! Eh sì, è davvero calato il silenzio. Che meraviglia. Presidente Shinra! Perché il presidente è qui? Quindi voi sareste... Com'era? Avalanche! Non dimenticarlo! Quindi tu saresti il presidente Shinra, vero? Da quanto tempo, signora? Da quanto tempo? Oh, tu... Sei quello che ha lasciato Soldier ed è entrato in Avalanche. Sapevo che eri stato esposto al Mako. Dal colore dei tuoi occhi. Dimmi, traditore, qual era il tuo nome? Perdonami per averlo chiesto, ma di sicuro non posso ricordare il nome di tutti. A meno che tu non diventi un altro Sephiroth. Ah, Sephiroth. Era brillante. Forse troppo. Sephiroth. Non ce ne fotte nulla di tutto ciò! Questo posto sta per fare il botto! Ve la siete cercata! E che spreco di fuochi d'artificio unicamente per eliminare dei vermi come voi. Vermi? È tutto quello che hai da dire? Vermi? Siete voi della Shinra ad essere dei vermi! State rovinando il pianeta! Suppongo che questo faccia di te il re dei vermi! Iniziate ad annoiarmi. Sono un uomo molto occupato, quindi se volete scusarmi, ho una cena a cui attendere. Una cena? Non prendermi per il culo, non ho nemmeno cominciato con te! In questo momento preferisco leggiati dialoghi per conto vostro. Condividiamo un secondo quello che era all'epoca Final Fantasy. Questo è il suo compagno di giochi, eh? Preparatevi. Tra l'altro notare l'audio stereo, eh? Ora, siate pronti. Non soltanto stiamo per sentire per la prima volta l'ufficiale Boss Battle Theme di Final Fantasy VII, ma avremo anche a che fare con uno scontro unico nelle sue meccaniche. Questo fa parte di Soldier? No, impossibile. È solo una macchina. E lo scontro con essa sarà ovviamente breve, sapendo perfettamente quel che facciamo, ma comunque intenso. L'Air Buster, ragazzi, è appunto un robot, il quale ha due programmi. In altre parole, due attacchi principali, e comincia con quello più forte, nel mentre non credo gli permetteremo di arrivare al secondo, che comunque dovrebbe essere il momento di respiro. Perché, vedete, tutti i nodi arrivano al pettine, in quanto... Vi ricordate i mostri che prendono appunto il doppio dei danni se colpiti alla schiena? Lui, il quintuplo. E questo attacco a ganascia è effettivamente unico nel suo genere. Quasi un sincero dispiacere, se volete sapere la mia. Ma il punto è che sì, lo attaccheremo sempre alle spalle e il suo contrattacco sarà anzi comodo per le nostre limit. E quella che verrà caricata per prima penso proprio sarà la neoimparata Blade Beam di Cloud. Per quanto sarebbe stato probabilmente più scenico vedere quella di Tifa, che è praticamente, ragazzi, una slot machine per ogni attacco che può avere tre effetti, con hit, un colpo normale, yeah, un critico e ovviamente miss, l'omonimo effetto. Pronti a vedere i danni? Ed
anche se il Guard Scorpion ha dato comunque una grande soddisfazione in quanto scontro speciale, la nostra prima vera boss fight è stata buttata giù con la sua animazione unica e drop speciali, che sono sempre un'emozione unica. Ora, salutiamoci con un mio caro vecchio cliffhanger. Avete capito che gli episodi dello spirito dell'esperto sono sempre a spezzoni abbastanza importanti. Sta per esplodere! Andiamo, Tifa! Barret, non puoi fare qualcosa? Nulla, dannazione. Cloud, ti prego, non morire, non puoi morire! C'è ancora molto che devo dirti. Lo so, Tifa. Ehi, te la caverai! E qui, ragazzi, è sempre importante notare chi sta facendo la domanda, ok? In questo caso è Barret, e la scelta migliore anche per la narrativa è chiaramente una. Però, in altri casi, potrebbe portare a qualche fraintendimento, quindi sempre occhi aguzzi. Smettetela di parlare come se fosse la fine! Ah, poi ragazzi, ovviamente la priorità può essere tranquillamente il roleplay, per carità. I volti dei modelli illuminati dalla luce del fuoco. Beh, ragazzi, alla prossima.